Buonasera a tutti gli amici di MicTrader. Questa settimana per la rubrica un titolo al microscopio, ben 23 segnalazioni, numeri in aumento, ci fa molto piacere, vuol dire che le nostre analisi sono gradite. E vi invito quindi a richiedere, noi andremo come sempre a vedere se c'è qualche titolo più gettonato che quindi richiama l'attenzione di più persone, o altrimenti andremo a selezionare quelli che a nostro modo di vedere sono magari più accattivanti dal punto di vista grafico. Detto questo, questa settimana siamo andati a scegliere Intel, è uscita la trimestrale, il titolo è sceso parecchio, poi è recuperato, vedremo qual è la situazione grafica di Intel. Abbiamo selezionato il titolo Roblox perché abbiamo già accennato anche con un'analisi postata recentemente sul canale YouTube il mondo del metaverso. E poi l'attenzione nostra si è concentrata su Technogym, è un titolo che ci hanno richiesto più persone, Fineco e Nexi. Comincerei dall'analizzare il titolo Roblox, questo è il grafico, è un titolo piuttosto giovane, infatti se andiamo a vedere il collocamento è avvenuto a marzo dell'anno scorso, si tratta essenzialmente di un videogioco che però sconvolge i canoni normali, tradizionali dei videogiochi. Qui parliamo di una piattaforma proprio di immaginazione, così leggo anche da Wikipedia. Sta spopolando tra i ragazzini, chi ha un adolescente in casa, un bambino, saprà bene di che cosa sto parlando. Quindi bambini che si immedesimano in queste realtà virtuali dove sono loro stessi che vanno a creare dei mondi, hanno un proprio avatar che possono modificare come meglio credono e possono interagire con altri utenti spendendo addirittura delle monete digitali, in questo caso si chiamano Robux. Quindi una piattaforma che apre sicuramente a nuovi scenari per il futuro. Se ricordate, pochissimo tempo fa abbiamo fatto un video anche su quanto riguarda il metaverso. Roblox si integra perfettamente nel concetto di metaverso e quindi è un mondo che sicuramente prenderà sempre più piede, l'attenzione è altissima, tante industrie sta scommettendo sul successo planetario di questi tipi di giochi di intrattenimenti e pertanto anche Roblox è sotto attenzione insieme agli altri titoli che siamo andati ad analizzare anche dando dei precisi livelli di ingresso per i nostri iscritti premium. Per quanto riguarda Roblox, torniamo al titolo, vedo che è sceso nella seduta di tra giovedì e venerdì sotto i minimi che poi sono stati trovati nella prima seduta di collocamento. Quando un titolo scende addirittura sotto i minimi, non è un buon segnale, ma ripeto, si tratta di un titolo molto molto giovane. Questo è un titolo che a mio modo di vedere andrebbe seguito, è ancora un po', diciamo, volatile, siamo passati dai 140 dollari di novembre al minimo che è stato addirittura in area 53 dollari dell'altro giorno, per cui attenzione, se si tratta di brevissimi trade, magari per sfruttare un rimbalzo, un'accelerazione e via dicendo, possono essere titoli interessanti anche da tradare, però è un titolo più che io osserverei in ottica di medio-lungo periodo, ecco, diciamo così. Per quanto riguarda il brevissimo periodo, vista la discesa e l'ipervenduto di breve, io curerei il superamento del massimo di venerdì per magari un allungo fino a riportarsi nella fascia di prezzo dove è stato per gran parte della piccolissima storia che ha, quindi un allungo magari sui 75 dollari. Passerei adesso a vedere un altro titolo che è legato sempre al mondo del metaverso, ma non solo, chiaramente, e sto parlando di Intel. Intel, partiamo da un grafico settimanale. Questo
Questa è la candela della settimana, come vedete volumi molto alti. Giovedì è uscita la trimestrale, il mercato non ha apprezzato, infatti andiamo a vedere anche il grafico giornaliero, il titolo aperto in gap down, dopodiché sono prevalse vendite e solo vendite anche per via di tutta la turbolenza che sta attraversando i mercati, in particolare il Nasdaq. È sceso, ha perso il 7%, chiudendo sui 48 dollari. Il giorno dopo, ancora debolezza, infatti, persi anche i minimi e si è scesi fino a ridosso dei 46 dollari. E titolo che quindi è andato a toccare dei livelli che non vedeva dal dicembre del 2020. Attenzione però che la candela di venerdì è piuttosto interessante a mio modo di vedere. La lunga spike e i volumi ancora piuttosto elevati, sicuramente superiori alla media, recuperano se non proprio il minimo del giorno prima, si riportano comunque in una fascia che potremmo quasi considerare di supporto. Cosa non è piaciuto al mercato? Essenzialmente il fatto che la carenza di materie prime e i colli di bottiglia che si sono venuti a creare con la pandemia abbia prevalso e quindi intaccato gli utili del 2021 di Intel. Quello che poi proprio non è andato giù è il fatto che questi colli di bottiglia e la mancanza di materie prime è assolutamente certo che impatterà anche per tutto il corso del 2022. Detto questo, però, a mio modo di vedere, Intel rimane un'azienda sana, possibilmente un leader nel proprio settore, è un titolo che piace anche molto a chi mantiene i titoli in portafoglio perché stacca un buon dividendo. La politica di Intel anche mi piace perché è una politica che guarda il futuro. Loro stanno cercando di riorganizzarsi e quindi penso che ancora nel breve potrebbero pagare lo scotto di tutti gli investimenti che stanno facendo, che in questo momento però non producono tutti gli utili e non portano ai risultati che tutti si attendono, però dal punto di vista grafico rimane ancora ben impostato e quindi un titolo sicuramente interessante. Se dovesse addirittura scendere sui 44-45 dollari sarebbe, penso, interessantissimo sempre per chi ha un'ottica di lungo periodo. E passiamo al grafico di Fineco, è un titolo sul quale vi sarebbe informazione un possibile testa spalle ribassista, quindi se la figura trovasse poi compimento, avremmo un ribasso piuttosto consistente delle quotazioni, ma attenzione perché è il genere di figura che, proprio perché è riconosciuta dalla maggior parte dei trader, anche neofiti, difficilmente si realizza. In questo caso specifico, poi il titolo è tornato in area 14,50, tiene ancora questo minimo che ritengo piuttosto importante del 3 di agosto. Le ultime tre sedute, poi c'è stato proprio un rallentamento con il titolo che cerca di riprendere quota, quindi mantenere il supporto. Ho aggiunto l'indicatore di momentum e quello che posso notare è come dalla seduta del 13 di gennaio, quando il titolo ha accelerato velocemente al ribasso, il momentum si è sceso, ma molto 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 più leggermente. Quindi anche questo è un altro fattore che mi fa pensare che quantomeno nel breve il titolo possa rimbalzare da questi livelli. Non dico altro perché chiaramente ognuno ha la propria view, io vi segnalo semplicemente quello che cattura la mia attenzione sui titoli che andate a segnalarci. Vediamo quindi se fa base sui 14,50
E se effettivamente, come penso, questa figura dalle implicazioni ribassiste non prenderà, non andrà, insomma, a realizzarsi. Siamo ora sul grafico di Tecnogym, azienda italiana che produce attrezzature per il fitness, quindi parliamo di attrezzature utilizzate nelle palestre e chiaramente saprete che forse più di altri titoli, questo ha sofferto l'arrivo della pandemia. Quindi chiusura di palestre, impossibilità di frequentarle e incertezza per il futuro di quello che sarà, ha fatto sì che le quotazioni dai massimi di area a 12 euro scendessero fino ai giorni nostri in area 7,40. Se notate sul grafico è già presente una linea blu, questo che vi mostro è un grafico settimanale, e riga blu dove sul grafico giornaliero è ancora presente un piccolo piccolissimo gap, si parla proprio di forse 2 centesimi in area 7,96 e 7,98, quindi 2 soli centesimi. Allarme puntato un pochettino sopra quota 7 euro per essere pronto e sul pezzo nel caso il titolo si avvicinasse in quell'area, perché poi si potrebbe ragionare sia in ottica di trade di breve che in ottica di lungo periodo, a seconda di come saranno i mercati e di come si muoverà il titolo stesso. Quindi personalmente curo quell'area e il mantenimento dei 7 euro. Mi aspetto che possa magari ripartire, magari non con un'inversione a V, ma ritengo che l'azienda sia interessante. Andiamo adesso a vedere l'ultimo titolo che ci avete segnalato e sto parlando di Nexi. E chiudiamo con Nexi, partiamo da un grafico giornaliero. Il titolo è decisamente in downtrend dal mese di luglio del 2021. Ha avuto anche piuttosto delle accelerazioni violente al ribasso. Si tratta di un titolo che gestisce i pagamenti digitali. È un settore un po', diciamo, in crisi, lo vediamo anche con PayPal. In America stanno pagando dazio. Il motivo, per quello che posso pensare io, è che il settore dei pagamenti digitali è piuttosto in fermento, è un settore le cui novità sono sempre in arrivo, bisogna stare velocemente al passo con i tempi e per cui forse c'è timore che queste società non riescano appunto a stare al passo con le nuove tecnologie e con le nuove tendenze. Questa è una mia modesta supposizione. Dal punto di vista grafico, torniamo un attimino su un grafico settimanale, risulta evidente come alle quotazioni di venerdì il titolo sia arrivato molto ma molto vicino al minimo piuttosto importante che è stato realizzato il 2 di novembre in area 12,50. La tenuta di questo minimo, almeno dal punto di vista grafico, sto parlando solo dal punto di vista grafico, è decisamente importante perché dopo ci sarebbero margini di ulteriore discesa verso il basso e tornando appunto a ritroso vi sarebbero altri gap da chiudere sotto quota 10,80. Non è detto il titolo ci arrivi nella maniera più assoluta, però attenzione al mantenimento di questo livello. Le ultime candele sembrano mettere un freno alle vendite, ma non si sa. Quello che tra l'altro è piuttosto interessante per chi ha sott'occhio Nexi e magari vuole trovare una soluzione senza entrare materialmente sul titolo stesso, c'è un buon certificato, lo ha trovato Lorenzo di Investire in Borsa a caccia di dividendi. È un certificato che lega l'andamento del titolo Nexi e di PayPal insieme,
Vi sono delle barriere piuttosto interessanti, a memoria, parliamo di una barriera del 60%, il certificato stacca delle cedole, rendimenti interessanti, l'emittente è BNP Paribas, quindi parliamo anche di una buona emittente, ma se siete interessati appunto a questo genere di strumenti, vi rilascio proprio l'invito a seguire Lorenzo, ne fa un'ottima analisi e vi spiega lui meglio il tutto. Dal punto di vista invece proprio prettamente di trading, tenuta del minimo e magari superamento di questi massimi, quindi oltre 13 e 15 per vedere quantomeno un rimbalzo verso l'alto. Segnali più positivi almeno sopra 14,60 euro. Per oggi è tutto, io vi invito a lasciare un like a questo video, è molto importante, anche un commento, così ci fate sapere qual è la vostra view, che non è detto che sia assolutamente uguale alla nostra, anzi potrebbe essere esattamente all'opposto. Ci fate crescere anche come numero di iscritti al canale, questo ci aiuta enormemente a farci conoscere e quindi a spingerci, a spronarci proprio come progetto MacTrader a fare sempre meglio. Buona serata e buon proseguimento.